Sono sicura che qualsiasi sia il suo problema, troveremo il modo di risolverlo. Mi scusi, non posso nascondere un certo tipo di emozione, in quanto questo è il mio primo giorno di studio e lei è il mio primo cliente. Ho solo un cruccio. Che quel bastardo del mio ex marito non sia qui a morire di invidia. Ma veniamo a noi, signor Barba. Qual è il primo caso dell'avvocato Cascione? Vi prego, chiamatemi pure Arturo. Scusi, non riesco a capire. Si può togliere il casco? Dicevo, vi prego, chiamatemi pure Arturo. Bene, se lo preferisce, dimmi tutto, Arturo. Allora, Chiara, io avrei bisogno urgente di... un momento. Io voglio essere chiamata avvocato e voglio che mi si dia del lei. Avvocato, la facciamo un po' più democratica, però. Che c'entra la democrazia? È una questione di professionalità. Io sono l'avvocato e io, lei... un povero disgraziato. Vabbè, dunque? Io avrei bisogno urgente di parlare con un buon avvocato. E allora? Ci sta? Chi? Il titolare, il principale dello studio, l'avvocato quello buono, ci sta? Barba, qua ci sono io. Io sono il titolare. Ma voi siete una donna. Ah, e da cosa l'ha capito? È che siete un poco superba. Ah, superba? Guardi, se non le vado bene così no, è meglio... andate benissimo, anche perché la questione è molto urgente. Addirittura. Avvocato, io ho commesso un crimine. Un crimine? E di che tipo? Un crimine di tipo illegale. E cioè? Io ho ammazzato Ammastino. E chi è? Un boxer. Ah, un boxer. Scommesse clandestine. No, avvocato, io credevo che voi mi aveste riconosciuto. Io sono il famoso pilota Arturo Barba. Aviazione civile o militare? Ma no, io sono un grande pilota di bike stunts. E che cos'è? Avvocato, motocross acrobatico. Ah, e fanno ancora queste cose? Ringraziando a Dio, sì. Io lavoro per il circo Martorana e faccio il cerchio della morte. Mentre facevo il cerchio è entrato Mastin e io ci sono passato sopra. E ha chiamato l'ambulanza? L'ambulanza? Avvocato, io ho preso dal panico. Mi sono messo nella macchina con Mastin, l'ho portato nel giardino di Nicolo e l'ho sotterrato là. Tutto da solo? E certo. Barba, la situazione è difficile. Omicidio colposo e occultamento di cadavere. Lei rischia l'ergastolo. Addirittura? E certo. In che rapporti era con la vittima? Quello lavorava pure lui là. Lui era l'attrazione principale. I Martorani erano affezionatissimi a lui. C'erano delle gelosie? Tra me e la bestia. Già se me la chiama la bestia, devo supporre che non corresse buon sangue. Ma no, io lo dico in maniera affettuosa. C'è stato qualche screzio. Io lo trattempo, ma è quello mi diede un morso. Un morso? Sì, avvocato, ma forse volete vedere una foto? Vediamo. Questo signore anziano vicino al cane è il pugile. No, che pugile, quello è Martorano. E dove è il boxer? È quello che gli dà la zampetta. La zampa. Ma il boxer era un cane. Che cosa se no, avvocato? Ma si dice boxer, il boxer è un pugile. Avvocato, però pure voi. Allora se vi dicevo cocker, credevate che aveva ammazzato il cantante. Avvocato Cascione!